nonostante le restrizioni, non smetteremo mai di ricordarlo quanto sia importante praticare dello sport e fare del movimento. Ne parliamo questa mattina con il presidente della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco. Buongiorno, grazie per essere con noi, presidente. Allora, molti potrebbero obiettare, grazie, beh, però appunto con le restrizioni non si può uscire, si può uscire molto di meno, però insomma bene ricordare che si può fare dello sport anche dentro casa, ci si può muovere, no? Ricordiamo che cosa si può fare? Sì, noi siamo stati i primi anche nella fase del lockdown primaverile come associazione a proporre un contenitore a cui abbiamo dato il nome La Palestra è la nostra casa, quindi immaginare che dentro casa noi possiamo, come dire, utilizzare quello spazio come se fosse la nostra palestra, e abbiamo insieme ai nostri istruttori, ai nostri insegnanti che sono legati a tutti i comitati territoriali che noi abbiamo in Italia dentro una grande rete associativa di circa 120 comitati, abbiamo messo a disposizione dei video tutorial dove in pratica i nostri istruttori proponevano attività di ginnastica, attività anche preparatoria, per esempio utilizzando semplicemente il muro di casa per poter fare il bagger per quanto riguarda magari la disciplina della pallavolo, o per esempio i rulli, chi avesse una bicicletta, un rullo dentro casa per poter fare anche attività di mountain bike, simulare una salita. Insomma, ci siamo attrezzati per poter offrire a tutte le fasce di età, soprattutto a quella fascia di popolazione, gli anziani per esempio, che hanno subito e subiscono particolarmente anche come impatto psicologico e quindi anche come impatto fisico la difficoltà, ecco, del distanziamento sociale e delle restrizioni che si sono susseguite nei vari provvedimenti del governo. Quindi attraverso questo abbiamo detto noi comunque ci manteniamo attivi, si può fare ginnastica, si può fare attività, si può fare esercizio fisico, si possono, limitatamente alle possibilità, fare anche esercizi legati propedeutici alle discipline sportive dentro casa. Presidente, il problema è che in questa fase di restrizioni le società sportive stanno vivendo un po' come tutti, ma insomma, voglio dire, stanno vivendo un periodo davvero molto difficile. Che tipo di interventi a sostegno servono, servirebbero a favore di queste strutture? Guardi, c'è da riconoscere a questo governo che fin dall'inizio il comparto sportivo e quindi l'attenzione sulle associazioni sportive, sulle società sportive è stato, come dire, di particolare importanza, quindi dei provvedimenti a sostegno ci sono stati fin dalla fase del lockdown nei vari DPCM che si sono susseguiti, a causa dei vari DPCM che si sono susseguiti sono poi arrivati i primi decreti, il decreto Cura Italia, il decreto rilancio, il decreto ristori, diciamo, recente, che hanno permesso sostegni che sono stati magari sospensione di mutui sulle concessioni, che hanno riguardato anche il blocco del pagamento degli affitti, interventi a favore come indennità dei collaboratori sportivi, interventi anche in parte a fondo perduto per sostenere l'associazionismo sportivo di base. Io credo, la WISP crede, che ci sia bisogno di uno sforzo in più che non riguarda soltanto gli interventi emergenziali. Credo che lo sforzo necessario sia avere quello di avere uno sguardo lungo. Lo sport sta soffrendo tantissimo, è uno dei tanti comparti, forse, diciamo, rispetto alle ultime restrizioni, quelli che hanno pagato di più la sospensione delle tante attività che ci sono state, il blocco delle palestre, delle piscine. Quindi c'è bisogno, credo, di un vero e proprio piano nazionale, di uno sguardo lungo, di interventi strutturali, e immaginare all'interno delle varie leggi di bilancio avvenire dello Stato italiano degli interventi perché questo settore, questo comparto si possa risollevare. Grazie. Spesso e volentieri questo è un comparto che viene considerato come tempo libero e come dopo lavoro, invece è un vero e proprio comparto produttivo di economia sociale, quindi certo, come tale deve essere considerato. Grazie, grazie davvero al presidente Manco, e adesso